Amici di Sella, siamo a Barcellona con Yamaha per provare il nuovo X-Max 300, il mini scooter della casa giapponese che per il 2019 si presenta sotto le vesti Iron Max, ovvero un allestimento speciale che va ad impreziosire questo scooter con alcuni dettagli di pregio. Scopriamolo insieme. A cambiare rispetto al modello classico sono alcuni particolari estetici, come la nuova sella con eleganti cuciture in rilievo e schienalino integrato, il poggiapiedi del conducente in alluminio, gli eleganti inserti in pelle nel retroscudo, il profilo del tachimetro cromato e l'esclusiva colorazione Sword Grey. Motore e ciclistica rimangono invariate. A spingerlo infatti troviamo il collaudato monocilindrico di 292 cm3 con soluzioni tecniche raffinate. La potenza dichiarata è di 28 cavalli e una coppia massima di 29 Nm a 5750 giri. Al telaio in acciaio sono abbinate una forcella a doppia piastra di tipo motociclistico e una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico su 5 posizioni. La strumentazione è di stampo automobilistico, con due quadranti analogici che indicano velocità e giro al minuto. Al centro invece troviamo un display digitale che offre numerose informazioni in modo semplice e ben leggibile. Di serie il sistema keyless, che permette di mettere in moto lo scooter tenendo la chiave in tasca. Il nottolino posto al centro del retroscudo comanda l'accensione del quadro, l'inserimento del blocco a sterzo e l'apertura dello sportello per il carburante. Il vano sottosella è molto capiente, è illuminato e può ospitare due caschi integrali ed altri piccoli oggetti. A completare la dotazione i gruppi ottici full LED. Molto bello il doppio faro anteriore che bene si integra nel frontale aggressivo, in pieno family feeling con la gamma sport scooter di Yamaha, capitanata da Altimax. La posizione di guida è comoda. Il manubrio ha la giusta altezza e la sella è ben imbottita. Buono anche lo spazio per le gambe che si possono allungare poggiando i piedi sul retroscudo. Limitata invece la capacità di carico per via del tunnel centrale piuttosto ingombrante. Il motore ha un buon carattere sin dai bassi regimi, dimostrando buone doti in allungo e ripresa. Fra le curve l'X-Max scende in piega preciso grazie al peso relativamente contenuto e al buon bilanciamento. Divertente nel misto stretto dove permette di passare da una curva all'altra con facilità mantenendo la traiettoria impostata. Convince l'avantreno con una forcella tratta sul rigido che infonde fiducia e stabilità anche nei curvoni veloci. Discreto il riparo dall'aria offerto dallo scudo e dal parabrezza. Quest'ultimo però è regolabile solo con gli appositi attrezzi. Nella guida in città l'X-Max si fa apprezzare per la sagoma snella che aiuta a muoversi nel traffico, ma la taratura rigida delle sospensioni, apprezzata fra le curve, trasmette buche e imperfezioni dell'asfalto alla schiena del pilota. Il controllo di trazione funziona efficacemente, attenuando la potenza del motore quando la ruota posteriore perde aderenze. Il prezzo? 6.190 euro franco concessionario. Inoltre l'allestimento Iron Max che abbiamo visto oggi sul 300 è disponibile anche per i modelli X-Max 125 e 400, tutti già disponibili nei concessionari. Da Barcellona è tutto, ciao e alla prossima! Your taste in the pain of losing someone who could change. Don't even look back at this wasted moment's fun.